Ciao a tutti, nuovo video haul, nuovo video svuota la spesa. Non so se mi vedete dritta, non riesco a mettere dritto, forse dritto, non so. Spero sia dritto. Comunque, svuota la spesa. Io non li faccio generalmente, però voglio provare a fare anche questo. Un attacco di batteria, fantastico. Poi, allora, c'è cibo e detersivi. Detersivi c'è più roba, quindi partiamo dal cibo. Al cibo, allora, a 2 euro e tanti, che è un po' che l'ho comprato, non mi ricordo. Ho preso il cappuccino da zuccherare della crasta, consigliato da Mad Carolina qui su YouTube, molto buono. Però c'è anche cocco e cacao che io in teoria non potrei mangiare, mi sono rimasta un po' fregata, me ne sono accorta la seconda confezione che ho comprato, bravissima. Questo l'ho preso alla Coop. Al Carrefour ho preso miele mille fiori sui 3 euro, ma è buonissimo. Io e mio papà siamo adoranti del miele. Poi ho preso alla Coop Dietetic, tutto buono, del dolce a 0 calorie, che con queste dolcine qui, sempre consigliate da Mad Carolina qui su YouTube, che la saluto. È tipo dolcificante, solo che in gocce, non ho mai provato. Mi sono provato le pastigliette. Poi sempre dalla coppa, maionese senza uova vegetale biologica, anche questa sui 2-3 euro, della Vivi Verde Coop. Non ho ancora provato perché devo finire l'altra. Poi ho preso, misura dolce senza, che sono biscotti allo yogurt, sono buonissimi, sono diventati i miei preferiti. Ebbene sì, ho abbandonato le campagnole, scusate i cambi di luce, ma la luce naturale è quello che è. Sto registrando di mattina, non mi va di accendere la ring light sinceramente. E ho preso sempre della misura le Privolat senza latte e uova, 6 pernicchi all'albicocca, molto buono. Adesso per fare colazione potrei merendi, biscotti per colazione. Poi avevo preso sia il pancarré sia bontà del gesinca, che è croccante, sono i fiori d'acqua che qua sono aperti. Fantastico, fidarsi dei propri familiari. Poi cibo mi sembra nient'altro, sì, più yogurt, però yogurt e yogurt da bere sono in frigo, non mi va di tirarli fuori adesso. Yogurt, quelli alla frutta del Carrefour, quelli 0,1% di grassi, sono molto buoni. E il finto Actimel di Penny Market. Poi ho preso Dattigotà per mia mamma al 0,99-0,89, pellicola 50 metri di quando è, e carta forno che hanno utilizzato sempre della quando è 0,99, fare del genere. 2 euro qualcosa gli ho preso i panni colorati microfibra al 100%, li usiamo per pulire sia il bagno sia la cucina, i vetri, sono molto comodi. Qui ce ne sono 5, sempre da Tigotà in offerta. C'è un sacco di offerte, almeno Tigotà ha sempre un sacco di offerte per quanto riguarda cose di casa, detersivi, anche per cosmetici, proprio più per cose di casa. Poi sempre a 0,99 gli ho preso l'Evergreen detergente intimo Malva e Camomilla. Appena visto Malva gliel'ho subito preso, lo usano loro perché io uso il mio. Poi sempre da quando è, ma non l'ho preso da Tigotà, l'ho preso dai cinesi, anche cinesi quando è, a 1 euro le spugne da bagno, che io trovavo da Tigotà infatti.
Poi, sempre utilità, sempre quando è, l'anticaccare lavatrice che ho già strautilizzato. Questo viene 2 euro qualcosa, molto meno del Calgon che costa quasi 5 euro. Poi, io ho preso spuma di champagne bianco puro, sui 2 euro per i capi bianchi, lo uso per i capi bianchi dei miei genitori. Io ho preso sempre detersivo, sempre da Tigotà, però questo era in offerta 0,99, nero e capisco una mano lavatrice ama casa, 0,99 è veramente un affarone, un litro di prodotto. Molto conveniente, sì, per chi non ha problemi di allergie secondo me sono fantastici. Sempre 0,99 io ho preso Home Circus grassa e smacchia marsiglia brillante, lo sgrassatore. Poi sempre 0,99 io ho preso limonello piatti sempre da Tigotà, tutti i detersivi li ho presi da Tigotà, detersivi, sapone e le spugnette. Limonello piatti 0,99, 1250 ml, quindi è un bel boccione, lo sta già usando mio papà. Poi lava piatti di casa. Poi, per quanto riguarda chi come me è allergico al nickel, io ho preso il mio adorato Winnie's a 1,75 euro, non mi ricordo. Multiuso per vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. Questo ve l'ho fatto vedere milioni di volte, quindi lo sapete ormai. Sempre della Winnie's ho preso Winnie's Nature ammorbidente concentrato, 1,15 euro, un euro e qualcosa, non 2 euro. Poi ho preso sempre a 1 euro e tanti Chantecler Vert pavimenti eco detergente. Mi piace molto anche la linea per lavare i panni, molto buona, della Chantecler Vert. E mi piace molto anche la Green Emotion, che mia mamma mi ha preso sia detersivo sia ammorbidente. La Green Emotion, io ho preso quello per i piatti concentrato, sempre meno di 2 euro, quindi sono abbordabilissimi. Poi ho altre cose da vedere. Mamma, dai, per sotto che è riuscita a farsi dare, non so con quanta spesa, però c'è le penne colorate dell'astuccio, se vedete tutte, sì, le matitine colorate l'astuccio. Ok, e il burro cacao fatto a unicorno, cioè si può essere più pucciosini, carini, tutto rosa, bianco, vabbè. Poi prima busta, questa della coppia bellissima con il cappottiere. Poi tanta roba sparsa, questo sì è una haul per casa, poi l'haul beauty lo faremo un'altra volta. Ho preso, non mi ricordo se era meno di 2 euro e tanti, non mi ricordo, sì, ma meno di 3 euro o meno di 4, sì, forse meno di 4. Questo cestino carino bianco, tutto con la davanti cromato, della linea Basic di Casanova, molto, molto carino. E ho preso a 5,86, questo me lo ricordo perché nell'alto Casanova costava 5,90. Il secchio da lavare per terra, richiudibile, che voi fate così e si chiude. Potete metterlo negli armadietti, molto molto comodo. Adesso l'ho usato una volta, però adesso lo posso utilizzare, perché il secchio è quello normale, poi si rompe, si fa, si briga, no?
Qui. Ah, ecco, già l'avevo. Allora, il bidoncino basic 4,95 euro. E secchio salva spazio 5,86. Ok, anche il poi c'è altre cose per la casa, ve le faccio vedere. Questa è la nostra qui. Ok, ho preso dai cinesi questo portapesante, non mi ricordo il prezzo, però almeno 1 euro. Ho preso per le mie posate, almeno possiamo mettere in sicurezza tutti e 3 gli spazietti. C'è anche quello che raccoglie l'acqua, molto, molto, molto carino. Quello ha pagato meno di 2 euro dai cinesi. Sempre dai cinesi ho preso questo feltrino per sedie mobili, che praticamente lo ritagliate e avete i feltrini da mettere sotto i mobili, sotto le sedie, così non fanno rumore i vicini, non si lamentano. Poi sempre dai cinesi ho preso a meno di 3 euro o 3 euro qualcosa la mucchina soluzione disinfettante concentrata da 150 ml. Per me va più che bene, credo di avere mia mamma i boccioni, secondo me questa va più che bene per disinfettare. E poi tutte cose, vi faccio vedere le salviette, no? Posso utilizzare le altre cose, ve le farò vedere prossimamente. Ok, allora, sempre della quando è, ho preso le salviette intime, quelle effetto fresco, molto molto buone, sempre da Tigotà, e Speedy Care salviette detergenti per il genere bimbo, le ho prese neanche un euro qualcosa, molto molto comode. Ok, altro saccone finito, finiamo in bellezza con questo sacchetto di coppa con tutte le caffettiere, fichissimo, è fico, mi piace un sacco. Niente, devo fare male niente prima, almeno la faccio decente. Niente, questo era lo svuota la spesa di queste settimane, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere dove vi rifornite voi, lasciate un like, un commentino, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!